Il mare per me è vita. È vita perché la mia famiglia ha vissuto grazie al mare e continuo a lavorare grazie al mare, a quello che ci offre. Il problema del cambiamento climatico è questo qua, che i pescatori locali, posso dire, quando andavano via stavano un giorno fuori, adesso devono stare comunque più giorni perché c'è troppo caldo. Di conseguenza i pesci, quando l'acqua è così calda, proprio si allontanano molto dalla costa e c'è molta difficoltà a reperire il prodotto. Cerchiamo di sfruttare il pesce al massimo anche per ridurre al minimo lo scarto. Crudo nasce da un'idea diversa. Non abbiamo i piatti dove ci sono dei contorni, salse e salsine. Il protagonista principale è sempre il pesce. Per me Crudo è magia, è come se fosse un figlio, perché è un progetto che avevo da tantissimi anni che finalmente siamo riusciti a portare avanti. Siamo ad Ortigia, centro storico di Siracusa. Il ristorante nasce vicino alla marina, vicino al porto, da dove entra tutto quello che noi mettiamo sul piatto. Il pesce a noi non lo consegnano, ma io lo vado a prendere. Io mi reco quasi 3 volte a settimana nei mercati di Portopalo o di notte vado nei mercati di Catania a cercare e a selezionare il miglior pesce. C'è stato troppo vento a mare e quindi dobbiamo aspettare, dobbiamo temporeggiare. Ora stanotte a Catania qualcosa dovrebbe entrare. Perfetto, grazie. Va bene, a mezzanotte. Grazie. Va bene. Ciao. Stiamo andando al mercato di Catania, al MAS. No, a me un euro non mi serve, proprio la siccia. Questi mia mamma me li fa fritte con la cipolla. Va bene. Abbiamo preso coda di tonno, il gamberone testa viola, dei tranci di tonno e una alla lunga. Questo è il nostro tonno rosso che abbiamo preso questa notte a Catania, che è uno spettacolo. Una bella parte del filetto che poi viene tagliata a metà. Ora va in abbattimento e domani sarà pronto. Negli anni 60 mio nonno, raccontato da mio padre, entrò al mercato con tantissime casse di pesce sciabola che molta gente non mangiava, ed era un pesce che si buttava. Lui vide lungo e incominciò a sfilettare questo pesce e lo propose ai clienti come panato, come se fosse una cotoletta. E da lì è iniziata, diciamo, la conoscenza di questo pesce. Ecco, diciamo, questo vedere lungo è un altro obiettivo di Crudo, è portare sul piatto pesce che la gente oggi non considera e addirittura scarta. Invece portarlo sul piatto in maniera nobile, bella esteticamente, ma soprattutto la cosa più importante di sapore intenso. Noi non buttiamo via niente, cerchiamo di utilizzare tutte le parti del pesce, come il cuore, come le uova, quindi la bottarga, il collare del tonno, tutto quello che può darci il mare, noi lo utilizziamo al 100%. Portare a tavola dei pesci dimenticati, come lo sgombro, che è un pesce povero che molte persone sottovalutano, come può essere anche la classica lice, le ope, le aiole. Diciamo, è questa proprio già l'idea di Crudo, che è totalmente diversa, che in un piatto poi troverete un pesce proprio nella sua essenzialità. Per me il mare rappresenta la serenità, la tranquillità, ed anche per Paolo ha lo stesso effetto, ed è da lì, proprio essendo a contatto con il mare, che noi troviamo la nostra ispirazione. Il piatto più importante forse è il marionio. Nasce dall'idea che quando avevamo il ristorante in famiglia, mio padre faceva una pizza rotonda bianca, una focaccia piena di ricci. Abbiamo voluto ricreare questo piatto fatto con una pinza romana, dove abbiamo messo carpaccio del pescato del giorno, gambero macchiato e neonata. Abbiamo messo ricci sopra, è un ricordo da bambino, come quando uno va ad aprire un riccio e col cucchiaino se lo metteva sulla bruschettina e se lo mangiava. Cucinare mi dà un'emozione enorme, ma la sensazione che mi dà nel vedere sorridere chi dà un morso ai piatti che preparo mi dà una felicità immensa, mi appaga.
La gratificazione più grande per me da crudo è aver portato un format e un progetto totalmente diverso nell'isola di Ortigia. È come se tornasse in vita mio nonno quando andava a prendere il pesce nei pescherecci, e la stessa cosa faccio io da un paio di anni. Sono passati più di 40 anni dopo che è morto mio nonno e ancora oggi nei mercati si ricordano di lui, e la cosa più bella è che mi dicono: ah, sei il nipote di Paolo Messina. Questa è una cosa che mi rende orgoglioso, e per me portare questa idea e questo ricordo nel mio ristorante è una delle cose più belle che possono esserci da crudo.